Buongiorno. Ci dice disponibilità e se il modulo di Salerno può essere riproponibile. Allora, non c'è Emanuello e per un problema al ginocchio e Zanon perché per febbre e influenza. Falco, sì. Belmonte c'è. Falco no. Basta, mi sembra. Sono abile a avere il quadro completo, Flick c'è. Sì. E sul discorso dei moduli, penso che per come sta andando adesso le cose, sia anche giusto portarli avanti tutti e due. Poi in virtù della partita o del momento della gara stessa, capire quale usare e quale utilizzare. Invece sentiamo la pioggia. La pioggia avrà un ruolo in questa partita? Prima domanda. E seconda domanda. Quali sono genericamente le armi che dovrà usare il Perugia per piegare i Bari che fuori casa non è come dare nulla? Ma la pioggia è una componente, poi domani valuteremo se è una componente importante o no, in base a come sarà il campo e a come saranno le condizioni atmosferiche, però è una variabile che tocca a tutte e due le squadre, quindi non è che ci sono tante storie da fare se non fare le letture giuste sulle traiettorie, sui rimbalzi, sulle coperture, però insomma fa parte del gioco. Secondo me era peggio la partita di Ascoli dove era tutto ghiacciato e dove la palla diventava ancora più veloce. Dal punto di vista di come affrontare il Bari, è una squadra che in ogni caso è davanti, alterna il primo col secondo posto, insomma sta lì e sta facendo un ottimo lavoro, con una rosa importantissima, basta pensare che solo nel ruolo di centravanti ne hanno 4, perché anzi se hanno Cosa e Floro Flores, solo in un ruolo. Sono tutti giocatori che giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra. E negli altri ruoli uguale. Quindi è una delle corazzate del campionato, però noi dobbiamo fare la nostra partita, prendere consapevolezza dei nostri mezzi sempre, fare le letture giuste che poi ogni gara richiede e giocare per far punti, perché nella nostra DNA, nella nostra filosofia, questo deve venire sempre al primo posto. Praticamente il Bari che viene da uno scivolone interno pesante contro il Palermo, secondo te verrà subito a fare la partita? Sarà una partita invece d'attesa? Come ci comporteremo noi? In base anche al Bari oppure cercheremo di instaurare subito un predominio? O aspetteremo la famosa zona braccia? Magari funzionasse sempre. È un Bari che ha nel DNA determinate caratteristiche che sono quelle del possesso palla, del fraseggio corto, del cercare sempre di avere un po' il predominio della gara. Poi dal punto di vista tattico cambiano perché a volte giocano con la difesa 3, a volte con la difesa 4, quindi noi abbiamo preparato diverse soluzioni in base a come saranno messi loro in campo e in base a come noi vorremmo impostare la gara in quel momento, se c'è una gara da alzare, un momento da alzare il ritmo o un momento magari da rimanere più compatti. Non è una partita così facile da prevedere, però noi vogliamo far bene e abbiamo preparata, secondo me, con determinazione e con la voglia di farla. Poi dopo appunto bisogna farla nel massimo rispetto agli avversari, però è anche una grande convinzione che il gruppo sta crescendo, è sempre vivo e non molla mai, e quindi da questo punto di vista dobbiamo ancora di più lavorare su quelle che sono le nostre caratteristiche e ancora di più diventare determinati. Salve mister, Salve. È arrivato il rinnovo di Volta, paradossalmente nel periodo in cui il ragazzo sta giocando di meno. Volevo sapere se le sue scelte delle ultime partite, a parte le due giornate di squalifica, una in coppa e una in campionato,
rallentate dalla particolare forma di Cossena o dal fatto che Volta era un po' in difficoltà? E se levate di dircelo, si ha già un'idea per domani. Ma Massimo è un giocatore importantissimo di questo gruppo e sono contento che sia arrivato del rinnovo. Poi dopo nella gestione del gruppo, partendo appunto che ne ha saltata una per scelta tecnica, non è che ne ha saltate mille, valuto quello che vedo nelle partite precedenti e quello che vedo in settimana. Dossena secondo me ha fatto delle buone cose ed è stato premiato. Poi anche lì in una zona, è un po' il discorso che facevamo per Cerri la settimana scorsa, una zona del campo dove ci sono più giocatori titolari e più alternative, quindi può capitare che poi in base appunto agli stati di forma, a quello che vedi in settimana, ci siano delle scelte rispetto ad altre. Cosa ho visto questa settimana? Cioè, domani lo vedete. Sì, buongiorno. Diciamo l'importanza, cioè, se rendi conto che questa partita è particolarmente importante perché un risultato positivo, diciamo un successo, una vittoria consentirebbe veramente al Perugia di pensare in maniera diversa rispetto agli ultimi magari da quando è arrivato lei, per avere questo tipo di riflessione di fare relativamente le varie partite in partita. Però una vittoria con i pari veramente permetterebbe al Perugia di avere uno slancio morale, cioè mentale e anche diciamo in classifica, perché a quel punto effettivamente si riavvicinerebbe proprio a determinate zone, dando anche fiducia appunto anche a tutto il gruppo. E poi un'altra domanda, ancora la metto insieme, devo avere un'informazione, non ne parlo, però le butto di questa cosa: qualora decidessi di optare per il modulo quello del 4-4-2, la possibilità di Buonaiuto e Martinelli sugli esterni di centrocampo? Ma allora, certo che per la B è un campionato molto particolare e se vuoi cambiare prospettiva in quelle che sono le posizioni di classifica devi dar continuità di risultati, devi fare tra virgolette una serie positiva discretamente lunga. Quindi in questo senso la partita di col Bari diventa una partita che ci farebbe sì cambiare un attimino prospettive. Noi l'avevamo detto anche prima della partita di Salerno, perché dopo la vittoria di Ascoli un paio di punti, perché non tanto di più, li abbiamo guadagnati da una certa zona. Continuare a fare risultato vorrebbe dire appunto cambiare qualcosina, rimanere nella parte a sinistra del tabellone, più dai continuità ai risultati più magari sali di posizione. In un frangente però della stagione dove sì, sono importanti i risultati, ma è importante anche dar continuità di prestazioni e di lavoro. Di lavoro non inteso lavoro settimanale degli allenamenti, ma inteso come il lavoro che si fa la domenica, che cresce nella consapevolezza e nella convinzione dei propri mezzi. Questa è una partita che ha un peso specifico importante, perché il Bari appunto fino alla partita prima di Palermo era primo in classifica, andare a fare risultato e magari pieno contro di loro ti permetterebbe di guardare, ma non guardare, perché il campionato di B è particolarissimo, perché quando tu pensi di essere un pochino più bravo poi dopo magari pigli le scopole. Però nel nostro modo di affrontare le gare, dove c'è sempre la voglia di migliorarsi e di crescere, logico che diventerebbe una partita importante. Poi rimane sempre un'unica partita, perché non è che vale 6 punti, sempre 3. E dopo ci sono le battaglie con Novara, con l'Empoli e poi si riparte. Però vogliamo far bene e cercheremo di fare nel migliore dei modi questo tipo di gara. Poi, tornando al discorso delle formazioni così, nei due moduli che stiamo portando avanti ho provato varie alternative, dove nelle alternative metto caratteristiche diverse in certe zone del campo, quindi potrebbe essere anche quella una soluzione, però insomma è da valutare con altre. Vediamo. Vediamo. A proposito di Bari, Novara, Empoli,
quanti punti ti piacerebbe ripartire poi nel 2018? Ecco quanti, coi segui, ma quando uno fa queste tabelle... No, non è che ci esiste un bottino sufficiente, più punti possibile, questo poco, ma sicuro vogliamo far bene tutte le partite, sapendo che sono tre partite belle e impegnative, ma lo erano anche le altre. Poi non è che tante volte, proprio il Perugia prima di me insegna che ha vinto con i più forti, perché ha vinto con Frosinone, col Parma, e ha perso con Cesena, Provercelli, quindi... non possiamo fare calcoli, dobbiamo vivere veramente la giornata, perché è l'unica maniera per non sprecare energie. Noi questa partita vogliamo far bene tutte e tre, però a me non piace far tabelle perché non hanno senso, perché poi magari ne fai bene queste tre e poi parti male dopo, cioè, è tutto ancora in divenire, e la nostra concentrazione deve essere soprattutto sulla nostra crescita e sulla nostra consapevolezza di quelli che siamo. Ho parlato di crescita, di lavoro in queste tre partite, ma queste tre partite possono essere anche indicative sul fronte di quello che magari gli potrà chiedere sul mercato, confermo, uscito? Beh, allora, a me piace sempre fare questi discorsi dal primo gennaio, però logicamente che poi in un percorso di conoscenza del gruppo, quello che sta avvenendo in questo momento, perché io appunto sto arrivando da non tantissime partite e ogni partita ho degli input, certamente poi queste partite daranno ulteriori indicazioni. Poi dopo non abbiamo ancora parlato di niente con la società, io sono molto contento di questo gruppo, però è logico che poi quello lì diventa un momento di riflessione a 360 gradi. Vorrei che abbiamo fatto dei buoni passi in avanti nell'equilibrio e nella concentrazione, nel fatto di rimanere in partita e di volere il risultato, ed è una componente importante. Vorrei che col passare del tempo aumentasse sempre di più la pericolosità, sia nella fase di manovra organizzata e sia nella fase di ripartenza, perché noi secondo me abbiamo delle caratteristiche che possiamo fare ancora più male. Però è anche vero che queste sono le componenti che richiedono un pochino di tempo in più e di lavoro in più, perché più lavori assieme, più ti conosci, più certi automatismi diventano veloci ed efficaci. Se non ci sono altre domande per il mister, okay. Arrivederci a tutti. Grazie.